Ciao ragazzi, noi siamo DNA e ogni mercoledì pubblichiamo video ricette senza glutine, senza latte e secondo la dieta dei gruppi sanguigni. Nel video di oggi vi proponiamo un menù natalizio composto da antipasto, primo, secondo e dolce. Sono tutte ricette facili e veloci da realizzare, ma che stupiranno sicuramente i vostri ospiti. Questo menù potrete anche scaricarlo gratuitamente sul vostro dispositivo. Basterà infatti cliccare sul link che troverete qui sotto al video nella descrizione. Andiamo subito a vedere come realizzare il menù natalizio. Come antipasto vi proponiamo un'insalata fredda a base di tonno, maionese e ortaggi misti. In una ciotola ho unito 200 g di piselli dal barattolo, 2 carote grattugiate, 200 g di tonno al naturale, 2 cipollotti di Tropea tagliati finemente, una manciata di prezzemolo fresco tritato, 5 uova sode tagliate a pezzi, e infine circa 320 g di maionese fatta in casa. Ho oliato uno stampo da 20 cm di diametro nel quale ho distribuito l'insalata uniformemente. Dopodiché l'ho riposta nel frigorifero per un paio d'ore. L'ideale è prepararla il giorno prima e farla riposare nel frigo tutta la notte. Infine l'ho rimossa dal frigo e l'ho decorata a piacere, con delle foglie di prezzemolo, della valeriana e con delle cipolline. Ecco, la nostra insalata è pronta. Come primo ho realizzato degli involtini di verza ripieni che andrò a servire con della panna vegetale. Da una verza ho ricavato 11 foglie abbastanza grandi. Ho fatto cuocere ogni foglia nell'acqua bollente per circa un minuto. Dovranno diventare abbastanza morbide da poter essere arrotolate. Le ho rimosse e le ho appoggiate su un piatto per farle raffreddare. La verza avanzata l'ho tagliata finemente per utilizzarla in seguito nella cottura degli involtini. Ho preparato il ripieno cuocendo in una casseruola una cipolla tritata con un filo d'olio e poca acqua, dopodiché ho aggiunto una carota grattugiata, 100 g di quinoa cruda e sciacquata e ho fatto insaporire il tutto per circa 5 minuti, aggiungendo circa mezzo bicchiere d'acqua. Separatamente in una ciotola ho aggiunto 500 g di macinato di tacchino e ho unito anche la quinoa con le verdure cotte. Ho condito con del sale, un cucchiaino di paprika dolce, un cucchiaino di origano e ho mescolato bene il tutto. Le mie foglie di verza erano abbastanza grandi, quindi le ho tagliate a metà e ho anche rimosso la costa centrale più dura. Ho distribuito un cucchiaio di ripieno su ogni foglia, dopodiché le ho arrotolate per creare gli involtini. Se dovessero esserci ancora delle parti dure nelle foglie, potete batterle leggermente con un cucchiaio di legno per ammorbidirle. In una casseruola ho aggiunto circa 2 cucchiai di olio, un bicchiere d'acqua e la metà della verza tagliata precedentemente. Poi ho distribuito anche gli involtini. Ho aggiunto anche una foglia di alloro, ho coperto con la verza rimanente, ancora circa 2 cucchiai di olio, del sale, dell'origano e infine ho aggiunto abbastanza acqua da coprire il tutto. Ho fatto cuocere gli involtini per circa 50 minuti a fuoco dolce. Ecco gli involtini pronti per essere serviti ancora caldi con un cucchiaio di panna vegetale.
Come secondo ho preparato un semplicissimo spezzatino cremoso di tacchino. In una casseruola ho cotto mezzo porro tritato, un gambo di sedano tritato e due carote tagliate a rondelle. Ho fatto insaporire il tutto per un paio di minuti con un filo d'olio e mezzo bicchiere d'acqua. Poi ho aggiunto 500 g di coscia di tacchino tagliata a pezzi, delle foglie di salvia e rosmarino. Ho fatto insaporire il tutto, dopodiché ho aggiunto un bicchiere d'acqua e 30 g di farina di fave. Ho aggiunto ancora un bicchiere d'acqua, del sale e ho cotto per circa 30 minuti a fuoco dolce. Se necessario aggiungete ancora dell'acqua durante la cottura. Ecco pronto il nostro spezzatino. Per il dolce ho preparato una buonissima ciambella al torrone. Per prima cosa ho separato i tuorli dagli albumi. In questo caso ho utilizzato 4 uova. Assicuratevi che i vostri attrezzi siano ben asciutti. Poi ho unito 100 g di zucchero insieme ai tuorli e ho montato con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e cremoso, circa 4 minuti. Ho pulito bene le fruste e ho montato a neve ben ferma anche gli albumi. Dopodiché ho incorporato gli albumi poco alla volta nel composto di tuorli e zucchero, mescolando delicatamente. Poi ho aggiunto una bustina di lievito per dolci e ho incorporato 200 g di farina di grano saraceno setacciandola gradualmente. Ho unito 50 ml di olio vegetale con una fialetta di essenza di rum e li ho aggiunti nell'impasto. Ho aggiunto anche la scorza grattugiata di un limone e 150 g di torrone morbido alle mandorle. Ho distribuito il composto in uno stampo da ciambella da 22 cm di diametro, unto infarinato e l'ho cotta nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti. È importante non cuocerla troppo per evitare che diventi secca. Una volta cotta l'ho capovolta su un piatto e l'ho fatta raffreddare. Poi l'ho decorata con dello zucchero a velo, dei pezzettini di torrone al cioccolato, dei chicchi di melagrana e del rosmarino per un pizzico di colore in più. E anche la nostra ciambella al torrone è pronta. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e ricordate anche che sul nostro sito potrete trovare tantissime altre idee di ricette semplici e veloci. In questo modo potete personalizzare il vostro menù natalizio ulteriormente. Scriveteci nei commenti qui sotto se preparerete questo menù che vi abbiamo proposto noi oggi oppure se farete qualcos'altro, noi siamo curiosissimi. Se vi è piaciuto questo video ricordate di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna delle nostre ricette. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.